Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi siamo in macchina fuori al parcheggio dell'IKEA perché Davier ha bisogno di prendere una cosa. No, due cose. Due cose. Il tappeto. Il tappeto è la sorpresa, io non lo sapevo. Plot twist. Un tappeto e una lampada. Oltre a questo poi dobbiamo fare anche un lavoretto a casa per il suo studio, che finalmente, dopo quanti anni che abbiamo registrato le prime clip, poi? Sono due anni. Ti rendi però conto? Non è ancora finito, in realtà. Non è ancora finito. C'è ancora da ottimizzare, comprare led, specchi. Vabbè, praticamente fra 3-4 anni finirà. Esatto. Questo pure lo specchio, se lo trovo uno carino lo prendo mo', Allora, io uno specchio bello ce l'ho, quindi potrei consigliarti l'acquisto di questo, però dipende quanto vuoi spendere. Mi scoccio di spendere 200 euro. No, non sta 200, sta 100 euro, 99 euro. Guarda. Mo' vediamo, dipende. Ok, oggi affondiamo da VR. Comunque, il problema è che non c'entra qua dentro, è tipo 1,90 m. È bellissimo, te lo giuro. Stai scherzando, non c'entra. 1,90 m. Oh, 1,90 m, questo è 6 metri, sai. Ci vediamo dopo per vedere come entrerà lo specchio. E noi così qua dentro. No, ma c'entro, c'è entrata la scrivania di 2 metri, non c'entra questo. Vabbè, ma vediamo, però è pure largo, Vabbè. E quindi niente, alla fine stiamo perdendo tempo, si sente pure la pioggia, quindi ci sentiamo dopo. Stiamo parlando al telefono, ci sentiamo dopo. Il rally di IKEA. Guarda che dritta. Siamo arrivati, finalmente Davide ha trovato lo specchio sotto consiglio mio e abbiamo giusto un po' di roba. Alla fine siamo riusciti a fargli spendere qualcosina di soldi, Gli è andato anche bene perché il tappeto l'ha trovato in offerta. Al posto di 135,55. Che assurdo, affari, ragazzi, che... Ah, effettivamente è un affarone. Peccato che non abbiamo trovato né la lampada che c'ho io, perché non è più in produzione. E questo Cristo? Sì, dovrebbe. Vai Davide, ce la puoi fare? Vai vai, prendilo Davide, fammi vedere quanto sei forzito. No, non è un problema di forza, è una tecnica. Ragazzi, devo dargli una mano. Se mi tieni fermo il coso te lo faccio scuotere. Tanto lo dico. Ok, vai, scorri. Fermo. Ma è safe questa cosa? Sì. Mica si ci può. Ma c'è, mettiamo. Alzo, mettilo. No. Più. No. Ok. Scattiamo proprio. Ma abboccalo di qua. Così? Così. Esatto. Vedi? Piccolino. Tada. Fatto. Mica l'abbiamo sfondato, ci lo controlliamo. No, oh, ma c'ha la protezione in niente qua. Ok ragazzi, adesso ci abbiamo due carrelli. E un Davide, visto che io non voglio dargli una mano a portare nulla, adesso vedremo Davide come farà a portare tutto insieme. È impossibile, faccio una storia nel frattempo. Va bene, ragazzi, ho trovato un modo per evitare di portarci tutta la roba appresso, il doppio carrello. Adesso vediamo se è fattibile. La mia idea, abbiamo il carrellino giallo solamente per il tappeto, la lampada e il giubbino di Davide. Quindi mettiamo tutto qua e il carrellino giallo lo lasciamo qua così abbandonato. Ma dobbiamo fare i furtivi. Sì, ma chi ha messo questo carrello qua? Non lo so, okay. Da 3 ore. Boh. Non so che è successo. Se mi fai video così da gente, sei un personaggio. E lo è. Lo è. Cazzo. Ragazzi, sta piovendo e Davide lo vedo poco confident, però io sto testando l'impermeabilità della macchina adesso. Sta piovendo poco fortunatamente e io vorrei inquadrare anche Davide, che è una poesia. Questo ragazzo, no, adesso riprendiamo solo Davide. Ma dove? Ora? Non lo so Davide, non mi ricordo di preciso, però penso sia più... La
Sì, forse sì. Vai Davide, facci sognare. Dovrebbe. Vabbè Davide, secondo me ci dobbiamo muovere, anche perché dobbiamo mettere sto coso in macchina e ti voglio proprio vedere a mettere sto coso in macchina. Ma io ti voglio vedere in generale, guarda là. Veramente un desiderio. Vabbè, ti senti normale? Mi sento normale. Siamo al riparo, almeno con la macchina. Il giubbino, muoviti Davide, muoviti. Allora. Mannaggia, come mi devi fare a tornare tu mo? Mannaggia, guarda, cioè, vi sembra normale? Ah, ma come cazzo faccio? Vabbè, pensa che casa mia è vicinissima però. Sì, sì. Guarda, no, che bello. Casa mia sono... Siamo splittati. C'è uno split. Ragazzi, io lo odio. Ma guarda qua come mi deve far stare sto pezzo di merda. Vabbè. Perfetto. Ah, fa caldo, Davide, accendi l'aria condizionata. Sì. Ok Ciro, io non vedo niente a destra. E io non vedo niente a sinistra. No, quindi... a destra mi devi dire se viene qualcuno. Vabbè, che poi guarda come è messa perfettamente perpendicolare al... Ok Ciro, devi se vabbè. Viene qualcuno so... perché... Vai, vai. Cioè, provo a guardare, vai, tu vai. Vai, io non vedo... Appè. Madonna mia. Vai, vai, poco poco. Vai, io non vedo niente, tu vai poco poco. Vabbè, mo vedi, Cristo Ok, Dio. Mo sì, vai, sei libero, non c'è nessuno. Vado. A posto. Ok. Mamma mia, siamo d'arresto, lo sai? Sì. Ciao Davide. Ma torniamo pure a casa, abbiamo lo stronzo. Lo stronzo? Lo specchio sfondato, ti immagini? No. Ragazzi, siamo in macchina, siamo usciti dall'IKEA, abbiamo preso tutto quello che dovevamo prendere. Il problema è questo. Abbiamo preso due strade diverse. Il problema è che... Ah, ma no. Il problema è che io sono un po' scomodo, guarda quel pezzo in merda, come mi deve fare piacere. No, c'entra tutto tranquillamente in macchina. 6 metri di macchina. 80.000 metri di specchio qua. Vabbè. Ragazzi, una Tesla. Siamo usciti. Guarda come si ricarica la colonnina. Dove? Destra. Il problema è questo. E chi ne sono cassa colonnina? Aspetta un attimo a fare una pennichella lì. Mamma che cucca un attimo lì. Ok. Aia, guarda questo. Che cazzo è successo? Il... Marò, speriamo che non ha sfondato lo specchio. Marò, speriamo che si è vista la tua faccia nel vlog. E che stai ancora vloggando? Sì, adesso sì, l'avevo riacceso. Madonna mia. Io sento questo tac che è stato bruttissimo. Ciro, mica l'ha sfondato. E che cazzo ne so io, Davide? No, Davide, però non... Vabbè, ormai non possiamo fare niente. No, possiamo accostare e vediamo. Che noi vediamo? Torna a mare e diciamo, guarda, lo specchio è rotto. E quello fa sì, stronzo, ti è scassato. Sta pure video. Sta pure il video, non ce lo dice però. No, non credo. Ciro, è colpa tua. Che colpa mia? Tu hai messo quella Cristo di cosa alzata. Ah boh, mica l'ha sfondata, eh. Spero di no, è mai questo. Diciamo che non siamo proprio tranquilli. No, siamo un po'... Meno male che mi è caduta in mano. Ragazzi, questa è tutta un'avventura. Io che stavo dicendo pure, oh, però guarda come sta bella, non si muove proprio. Io sto guidando, sto cambiando le marce come se stessi guidando l'autobus della scuola in America. Guarda la mia mano, sembro Jeffrey. Chi è Jeffrey? Non lo so, un nome... Americano. Sento efficiente. Vai Davide, mettici una terza. Aspetta, no, se no cavaci pure l'incidente, dobbiamo evitarlo, le altre cose possiamo fare. È vero, no. Ma anche perché siamo pure... Il lago Patria! Bellissimo, da BR! Intanto però questa è proprio una soluzione covid free, perché siamo separati. E rispettiamo le misure delle stanze di sicurezza. Bravo. Io ringrazio da BR per il torcicollo che mi verrà domani. E niente. Mamma mia, ha fatto una botta quel coso. Ho paura che torniamo a casa e c'è lo specchio sfondato. Vabbè. Vabbè, però nel caso solo lo specchio si può prendere. No. Non credo proprio. Madonna, mi Ciro, io non sia mai. Davide, ma tu che buoni. Ma non. Non si spiega. Non si spiega cosa è successo perché sta immobile. No, no, è quel coso che tu hai messo al tendalino. E allora si è crepato sicuro il filtro.
Sì, è proprio il tendalino. Ah, non dire stronzate, si è crepato su. No, 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 sto scherzando. Ragazzi, si è crepato su. Secondo me sì. Vabbè, mica è caduto da 10 metri di altezza. Cioè, è meno specchio. Oh, poi la botta che ha fatto è proprio di crepamento di specchio. No, non è una botta, una botta, ma tu sei proprio uno stronzo bastardo, schifoso. Grasso, puttana, nano, disadattato, frocio, criminale, negro, vecchio, terrore, raccomandato, pezzente, ritardato, troia, fallito, anoressica, cornuto, handicappato, frigida, inferiore, mongoloide. Sì, ma mo io non posso arrivare a casa, c'è lo specchio rotto, guarda, vado in frega. E non arriva a casa, mi andavo a comprare. Vabbè. Ah, c'è lo specchio rotto, guarda. Davide, meglio lo specchio che il culo. No, in questo caso lo specchio ha pagato 100 euro. E il culo non l'hai pagato? Il culo non l'ho pagato, è gratis. Questa non si può mettere, però, su YouTube. Ragazzi, Davide ha deciso di fermarsi perché non vuole proseguire senza sapere se lo specchio è rotto o meno. Ovviamente si sta fermando. Oh, mi savi sotto all'acqua, Davide, ma... Che me ne fotti, Ciro? Questo è un dramma se si è fatto lo specchio. No, ma mica scendi. Sì, certo, scendi. No, e devo scendere anch'io, però non voglio farmi il bagno. Come faccio a capire se si è rotto? Lo vedi crepato? Non si vede nessuna crepa. Ok, allora togli il tendallino da sopra, mo. Ma questo sotto è lo specchio già? Sì. Allora no, non è crepato. Ok, allora toglici il tendalino e sdraiaglielo vicino. E sdraiaglielo vicino. Così già va bene, a posto. Sì, cazzo! Vai così, cazzo. Non abbiamo buttato altri 100 euro, vaffanculo, quel porco di Dio. Come? Wow, ha detto mamma mia, ho buttato 100 euro così, già li sto buttando nelle bollette eccetera a caso, proprio pure così, no, mi incazzavo, però è meglio buttarli in bollette che comprare uno specchio e dargli a Ikea. Era meglio morire da piccoli con i peli del culo a bando fuori. Ragazzi, guardate qua, mi sembra di stare a casa, mi sembra di stare nel mio studio. Ho copiato la sfida. Mi ha copiato tutto, guardate qua. Allora, abbiamo le casse Logitech identiche alle mie, la piantina identica alla mia, la scrivania con il rivestimento identico, la mia vecchia tastiera, il mio vecchio mouse, un'altra piantina, non l'avevo vista, e anche la cassettiera. La cassettiera non è che te l'ho copiata. No, davvero, tu mi stai copiando qualsiasi cosa. La cassettiera non è che l'ho copiata, il resto sì. Mi ha copiato anche gli occhiali, ragazzi, guarda là. Non è vero, te non è schio, questo è vero. Sono identici. Vabbè. Comunque, detto questo, siamo qui nel nuovo restyling della stanza di Davide, che è in corso, però, che è in corso, per mettere il televisore a muro, perché Davide è incapace e voleva una mano, giustamente. Perché a una persona non è semplicissimo. Se sei Davide, altrimenti... Io l'ho fatto, però ho visto che c'è la parete, deve essere immacolata. Ho detto, magari lo faccio io da solo, mantieni qua, vita qua, trapana là. E trapanella si faceva. Trapanare di là. Ok, perfetto, vabbè, quindi procediamo. Doveva essere una cosa semplice, però purtroppo stiamo facendo una cosa per Davide, quindi non è mai semplice. Ok, ragazzi, è finito, perché Davide non serve a niente, cioè è proprio inutile. Eccolo. Comunque, ho finito di mettere la staffa a muro. Eccola là. E adesso vi faccio vedere una cosa. Guardate la precisione. Guardate quanto sono preciso. Ho fatto tutto io, ragazzi. Non mette a fuoco. Questo autofocus automatico. Autofocus. Tutta bella, precisa e in bolla. E quindi niente, sono stato bravo, bravo me, bravo me, ciao. Perfetto ragazzi, quindi per questo video è tutto. Fateci sapere però nei commenti cosa ne pensate di questo piccolo studio. Questo upgrade dello studio. Abbiamo dato una mano a questo scappato di casa. Va bene ragazzi, basta, questo video sta durando decisamente troppo. Come al solito, spero che... Va bene. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu sto porco? Io non ce la faccio. Tu. Vabbè ragazzi,
Faglielo tu, Ashbe. Tu. Per questo video è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi a... un attimo, fammi fare la mia chiusura. Cioè, non lo so. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, seguite anche questo scappato di casa su Instagram. E noi ci vediamo, come al solito, in un prossimo video. Charlie, saluta. Saluta, Charlie. Saluta, vieni. Sarli, aluta. Aluta. Saluta, Sarli. Charlie. 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 Charlie.